Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Anteo. Io sono Marco e oggi finalmente torniamo nella nostra rubrica Inside the Collection. Prima di iniziare però ci terrei a dirvi una cosa. Dopo molto tempo la pagina Instagram di Anteo è tornata funzionante, è tornata operativa grazie all'aiuto di uno dei nostri soci, Marco, che ringrazio moltissimo. Vi consiglio quindi di andare a darci un'occhiata perché vengono pubblicate cose molto interessanti, anche spezzoni di video, di preparazioni, di lavori che faccio, che poi non sto a pubblicare qua sul canale. Avremo poi intenzione di fare una sorta di giveaway, contest o come volete chiamarlo, quindi vi consiglio insomma di andare a darci un'occhiata. Beh, detto questo, direi che possiamo iniziare con la puntata di oggi. In questa puntata vi voglio mostrare un pesce del Cretaceo del genere Rhynchocercetis. Questo esemplare proviene dal Libano, ma pesci simili sono stati rinvenuti anche in Italia e in Marocco. Il corpo sottile e affusolato molto simile a quello della moderna aguglia. Poi, come la maggior parte dei pesci del Libano, la conservazione è eccezionale. Possiamo infatti notare bene i dettagli della testa, delle pinne, della coda e persino i dettagli all'interno della pancia. Infatti, se andiamo a vedere bene, possiamo notare all'interno dello stomaco la presenza di un piccolo pesce ingoiato poco prima della morte del nostro Rhynchocercetis. Vedete, qua si trova la testa del nostro pesciolino e qua il resto del corpo, qua la coda. Questo è un dettaglio che adoro e che qualche anno fa mi spinse appunto ad acquistare questo pezzo per la mia collezione. Ecco, un ulteriore dettaglio è dato dalla presenza di un pesciolino qua nella parte bassa, che probabilmente è molto simile al pesce che è presente nella pancia del nostro esemplare. Anche se questo purtroppo non è conservato benissimo, si può facilmente vedere la testa, la coda e la colonna vertebrale. Ecco, già tutti questi dettagli sarebbero sufficienti per rendere unico questo esemplare, ma la sua storia non finisce qua. Se avete visto il video sulla mia collezione, vi ricorderete che di questo esemplare possiedo anche il negativo. Eccolo qui. E sarebbe questa la cosa strana, direte voi? Assolutamente no. La cosa veramente strana è che io, quando comprai questo fossile, comprai solo il positivo. E restai per anni in collezione solo con questo pezzo qua. Solo poi qualche mese fa, girovagando su internet, mi imbattei in un fossile che era identico al mio. Stessa forma, stessa posizione e stesso pesce nella pancia. All'inizio pensai che qualcuno avesse usato una foto del mio fossile su internet, così senza chiedermi nulla. Poi invece, guardando bene, vedo che effettivamente il fossile è lo stesso, però l'immagine è ribaltata, era speculare. Ci ho messo quindi poco a capire che molto probabilmente si trattava del negativo, data comunque tutta la combinazione di questi fattori particolari che difficilmente potevano essere appunto una casualità, ecco, di trovarla su due esemplari, trovare due esemplari identici, ecco, con queste caratteristiche. Quindi ho poi a questo punto fatto di tutto per ottenerlo, per poterlo acquistare, e oggi finalmente ho potuto riunire le due parti del nostro fossile. E niente, eccoci qua. Grazie a qualche congiunzione astrale sono riuscito finalmente a far ritornare positivo e negativo insieme nella stessa collezione e sono veramente contento di esserci riuscito, di averlo fatto. Benissimo, allora conclusa questa bizzarra vicenda, torniamo al nostro reperto. Allora, le dimensioni, normalmente questi pesci hanno dimensioni medie, non sono molto grandi. Questo in particolare arriva a 14 centimetri. E anche se normalmente il rostro sarebbe molto più lungo, qua purtroppo una parte non si è conservata. Bene, allora, sia per le sue caratteristiche che per la sua storia, questo fossile entra a pieno titolo tra i miei pezzi preferiti della collezione. Allora, beh, anche per oggi il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, ricordate di visitare la nostra pagina Instagram e quella Facebook, grazie mille dell'attenzione e noi ci vediamo presto a un prossimo video.